4 dicembre. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Matteo 16:26. Gestire bene la propria vita. Gesù sa che abbiamo bisogno del necessario per poter andare avanti nella vita, ma egli sottolinea un'importante verità. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Nel Vangelo di Luca si racconta di un personaggio che arricchiva materialmente, mentre la sua vita spirituale andava impoverendo. Egli credeva di poter vivere e prosperare nel suo piccolo mondo incentrato nella sua propria persona. Parlava come se egli avesse il controllo di ogni cosa, che regolasse la pioggia e le stagioni. Si comprende facilmente che questo ricco finisca per trovarsi tanto impegnato negli affari importanti, in banalità insignificanti, che dimentica Dio e il suo avvenire eterno. Oggi, l'uomo è immerso nella frenesia di una vita che ricerca solo ciò che è materiale. Ma la Bibbia ci ricorda che la vita di un uomo non dipende dai suoi beni, né dalla sua posizione che copre nella società. Per conoscere la pace del proprio cuore, bisogna che Gesù vi abbia preso posto.